Omelia, quindicesima domenica del tempo ordinario. Chi da Gerusalemme scende a Gerico si accorge subito di una cosa, che vi è un grande dislivello tra le due città. Gerusalemme è in montagna, mentre Gerico è in una depressione al di sotto del livello del mare. Questo non è un particolare di poca importanza. Gerusalemme è come il simbolo del paradiso e della felicità di lassù. Gerico è il simbolo del mare, del peccato. Gesù, raccontando questa parabola, voleva far comprendere che l'uomo che scendeva da Gerusalemme verso Gerico e che incappò nei briganti che lo depredarono, è l'umanità che cadde in peccato con Adamo ed Eva e che divenne preda del diavolo. Gesù è il buon samaritano, che venne per salvare l'uomo decaduto e per ridonargli la dignità perduta. Questo è il primo e il più importante degli insegnamenti che ricaviamo dalla lettura di questa parabola. Se non fosse stato per Gesù e per la sua immensa carità, noi tutti giaceremmo ancora nel peccato. Con il peccato originale l'uomo ha perso tutto o quasi. Ha perso l'amicizia con Dio, la sua grazia. Anche la natura è rimasta ferita. Con il peccato originale è subentrata la sofferenza e la morte. Solo Gesù, il buon samaritano, poteva redimerci dal peccato e ridarci la vita. Gesù ha avuto compassione di noi ed è disceso fino a noi per portarci di nuovo alla Gerusalemme di lassù. Egli ha fasciato le nostre ferite e si è preso cura di noi. Gesù continua a prendersi cura di noi. Egli si prende cura di noi per mezzo dei suoi sacerdoti e grazie ai sacramenti da loro amministrati. Il sacerdote, quando celebra la messa e quando ci assolve dai nostri peccati, è Gesù stesso che fascia le nostre ferite e ci ridona la salute dell'anima. Da parte nostra dobbiamo accostarci con fede al sacramento della confessione e alla comunione eucaristica. Anche noi, però, dobbiamo prenderci cura dei nostri fratelli ed essere per loro dei buoni samaritani. Il brano del Vangelo di oggi ci insegna anche a praticare la virtù della carità, che è la regina delle virtù. C'è un particolare che deve farci molto riflettere. Passò un sacerdote e non si fermò. Passò un levita e andò via dritto. Solo un samaritano ebbe compassione del malcapitato incappato nei briganti e si prese cura di lui. I samaritani erano considerati come degli stranieri con i quali non bisognava avere a che fare. Questo ci insegna che la carità, a volte, la troveremo non tanto dai vicini, ma dai più lontani, da quelli con i quali non volevamo aver nulla da spartire. Dio permette questo per piegare il nostro orgoglio e la nostra presunzione. Facciamo dunque un esame di coscienza e vediamo se siamo stati anche noi come quel sacerdote o come quel levita e domandiamone perdono. È molto facile accorgersi di tanti altri peccati, ma dei peccati contro la carità, chissà perché, è sempre difficile rendersene conto. Tante volte andiamo oltre anche noi come quel sacerdote e quel levita e non ci accorgiamo di chi è nel bisogno. Si manca di carità in tanti modi, nel parlare, nel giudicare, nel parlare che tante volte è uno sparlare. Si manca di carità anche senza dire parole. Basta solo un atteggiamento del volto per dimostrare il nostro disprezzo per il fratello che ci è davanti. Si manca di carità chiudendo il nostro cuore di fronte alle sventure del prossimo, non volendoci pensare, non volendo quindi far ciò di cui abbiamo la possibilità. Questi ultimi sono tutti peccati di omissione. I peccati di omissione sono molti, ma la cosa più brutta è che il più delle volte nemmeno ce ne accorgiamo. Chiediamo alla Madonna che ci ottenga dal Signore la grazia di aprire bene i nostri occhi per renderci conto finalmente della nostra durezza di cuore. Chiediamo la grazia di diventare anche noi dei buoni samaritani, sempre pronti a soccorrere il nostro prossimo,